Salve a tutti e bentornati sul canale di Wondershare. Oggi parleremo di una domanda molto comune che gli utenti di PDF hanno posto spesso. Come rimuovere lo sfondo da un file PDF senza influire sul resto del contenuto? Ci sono molti modi per farlo, quindi in questo video illustreremo come farlo su Windows e macOS usando PDF Element e esamineremo anche una soluzione online che non richiede l'installazione di alcun software aggiuntivi. E alla fine del video vi mostrerò anche come aggiungere uno sfondo a un file PDF su Windows e Mac, purché si abbiano gli strumenti giusti. Come rimuovere lo sfondo da un file PDF usando PDF Element per Windows? Per prima cosa dovremmo scaricare ed installare PDF Element. Cerca pdfwondershare.com o usa il link nella descrizione qui sotto per andare al sito web ufficiale di Wondershare PDF Element e scaricare la versione di Windows facendo clic sul pulsante di download gratuito. Una volta che il nostro file eseguibile sarà stato caricato, facciamo doppio clic su di esso per installarlo come avremmo fatto per qualsiasi altra applicazione Windows. PDF Element è un editor PDF completo che può rimuovere facilmente gli sfondi, cambiare i colori e aiutarci ad apportare modifiche ai nostri file PDF e molto altro ancora. Una volta che il software sarà stato installato, avviamo l'applicazione PDF Element e importiamo il file PDF utilizzando l'icona di importazione file nella home page. Il primo passaggio per rimuovere il colore di sfondo è fare clic sulla scheda modifica in alto e quindi sull'opzione sfondo nella barra degli strumenti della barra multifunzione. Proprio sotto di essa, dalle opzioni che vediamo dopo aver fatto clic su questo pulsante, selezioniamo da sfondo. Usando questo metodo possiamo rimuovere qualsiasi elemento di sfondo di cui non abbiamo bisogno. Per rimuovere le immagini indesiderate dallo sfondo andiamo nella scheda di modifica dove potremo selezionare le immagini nel nostro PDF facendo clic con il tasto destro su di esse e scegliendo l'opzione elimina dal menu contestuale. Possiamo anche eliminarli premendo il tasto backspace o canc sulla tastiera mentre abbiamo selezionato l'immagine. Ora, per cambiare il colore del testo, assicuriamoci di essere nella scheda di modifica. Selezioniamo il testo del quale intendiamo cambiare il colore trascinandoci sopra il puntatore del mouse e apparirà una piccola barra degli strumenti. Accanto al testo selezionato, dove potremo effettuare le regolazioni per cambiare il colore, selezioniamo il quadrato alla fine e scegliamo il colore desiderato. In alternativa, possiamo anche aprire il pannello a destra cliccando sulla piccola freccia per espanderla in questo pannello. Così avremo ancora più opzioni per regolare il nostro testo, come per esempio poter cambiare l'allineamento e l'interlinea. Infine, salviamo il nostro file facendo clic su File e selezionando Salva. Si aprirà una nuova finestra in cui possiamo selezionare la posizione in cui salvare il nostro file. Possiamo, volendo, anche cambiargli il nome e scegliere il tipo di file. Quindi premiamo Salva per esportarlo da PDF Element. Ora vediamo come possiamo farlo utilizzando Wondershare PDF Element per Mac. Il primo passo è scaricare PDF Element su macOS tramite il link nella descrizione qui sotto, oppure provando a visitare il sito web ufficiale pdf.wondershare.com per scaricarlo direttamente da lì. Una volta terminato il download del file DMG, facciamo doppio clic per avviare il programma di installazione e quando l'installazione sarà stata completata, avviamo il software PDF Element. Ora andiamo a cercare come rimuovere lo sfondo e le immagini indesiderate e cambiare il colore del testo come abbiamo fatto per la nostra procedura dettagliata di Windows. Il layout di PDF Element per Mac è leggermente diverso dalla versione di Windows per fornire un'esperienza macOS più nativa. Quindi seguiamo questi passaggi. Per prima cosa importiamo il file usando il comando apri file. Secondo, selezioniamo o apri l'icona dei file nella schermata iniziale e quindi portiamo il mouse sull'icona dello strumento nella barra degli strumenti e selezioniamo aggiungi o modifica sfondo. Ora facciamo clic su rimuovi sfondo per eliminare il modello di sfondo esistente. Possiamo anche scegliere sfondi o colori aggiuntivi da eliminare se presenti. Per rimuovere un'immagine facciamo clic sul pulsante dell'immagine nella barra degli strumenti. Facciamo poi clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine. Quindi scegliamo elimina dal menu contestuale o premiamo il tasto backspace o canc sulla tastiera. Ora cambiare il colore del testo è altrettanto facile. Tutto ciò che dobbiamo fare è selezionare il pulsante del testo nella barra degli strumenti della modalità modifica dell'immagine. Possiamo anche andare direttamente alla modifica del testo usando l'opzione a discesa. Una volta che siamo in modalità di modifica del testo, selezioniamo il testo da modificare e usiamo la barra degli attributi del testo in alto per cambiare il colore. Avremo anche la possibilità di rendere il testo in grassetto
e aumentare la dimensione del carattere e così via. Ed ecco un consiglio per gli utenti Mac. Come ho detto prima, la versione Mac differisce dalla versione Windows. In qualche modo, una delle differenze è che ti permette di rimuovere uno sfondo usando il processo Batch, che è molto utile se hai una massa di file PDF e indipendentemente dallo sfondo dei file PDF, che si tratti di un'immagine o del colore di sfondo, possono essere rimossi insieme tutti in una volta per risparmiare tempo. Il processo è super veloce e comodo da eseguire. Per eseguire il processo Batch, avviare il software e selezionare l'icona Batch PDF o andare agli strumenti e selezionare il processo Batch da lì. Selezionare rimozione Batch e trasciniamo e rilasciamo i file sull'interfaccia. Quindi premiamo Applica e selezioniamo la posizione della cartella in cui salvare i file. Troveremo i nostri file che sono stati elaborati e, se apriamo questo, vedremo che lo sfondo è stato rimosso. Ci sono molte altre cose che possiamo fare usando PDF Element, a parte la rimozione degli sfondi. PDF Element è un software gratuito, quindi perché non provarlo e scaricarlo tramite il link nella descrizione qua sotto? Come rimuovere lo sfondo da un PDF online? Finalmente è il momento di un metodo bonus in cui rimuovere lo sfondo da un PDF. Useremo uno strumento che probabilmente hai utilizzato già per tutto, Google Drive. Prima di tutto apriamo Google Drive e carichiamo il nostro PDF su di esso. Possiamo farlo trascinando il nostro file sulla pagina o facendo clic sulla nuova icona e poi selezionando il caricamento del file. Il file verrà convertito nel formato DOCS e vedremo che gli elementi di sfondo vengono rimossi automaticamente. Quindi facciamo clic sul file, andiamo a download e selezioniamo PDF come formato di output per salvare il nostro PDF in una cartella locale. Sfortunatamente non c'è molto che possiamo fare su un file PDF in Chrome, a meno che non abbiamo un componente aggiuntivo o un'estensione, ma può comunque aiutare un po'. Poiché tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una connessione internet attiva, ora ecco un piccolo bonus per gli utenti PDF Element. Abbiamo visto come possiamo rimuovere uno sfondo. Ma cosa succede se vogliamo fare il contrario? Come aggiungere uno sfondo a un PDF utilizzando PDF Element per Windows e Mac? L'aggiunta di uno sfondo è abbastanza semplice se stai utilizzando l'elemento PDF per Windows. Seguiamo questi passaggi. Apriamo il nostro PDF e facciamo clic sulla scheda modifica. Quindi selezioniamo il pulsante sfondo nella barra degli strumenti e scegliamo aggiungi sfondo dal menu a discesa. Si aprirà una finestra pop-up. Facciamo clic sull'icona plus per aggiungere lo sfondo e scegliamo quale tipo di sfondo desideriamo aggiungere, colore PDF o immagine. Per questo esempio sceglieremo un'immagine. Ora facciamo clic su un punto libero per selezionare il file immagine che si desidera utilizzare come sfondo. Dalla posizione della cartella sulla destra è possibile apportare varie regolazioni come abbassare l'opacità, ruotare l'immagine o selezionare l'intervallo di pagine che si desidera applicare. Se il nostro sfondo dell'immagine non si adatta perfettamente alla pagina, puoi selezionare la proporzione delle pagine e ridimensionare l'immagine fino a coprire l'intera pagina. Infine, facciamo clic su Salva per salvare il modello e premiamo Applica per applicare lo sfondo alle pagine che abbiamo selezionato. Ed ecco un consiglio professionale. Se sfruttiamo la funzione di intervallo di pagine, possiamo impostare ogni pagina del nostro PDF in modo che abbia uno sfondo diverso. Possiamo sempre tornare indietro e cambiare rapidamente senza dover impostare di nuovo lo sfondo. Ora, se siamo un utente PDF Element Mac, scegliamo questi passaggi per aggiungere uno sfondo. I passaggi sono più o meno gli stessi. Però passiamo il mouse sopra l'opzione strumenti e la barra degli strumenti e facciamo clic su aggiungi o modifica sfondo. Facciamo clic sull'opzione aggiungi sfondo nella barra degli strumenti per vedere il pannello laterale. Facciamo clic sull'icona plus per aprire la finestra di creazione del modello e selezioniamo una delle tre opzioni. Ora facciamo clic sui tre punti accanto al campo dell'immagine e selezioniamo il file immagine che desideriamo utilizzare come sfondo. Possiamo modificarne l'aspetto e la posizione e visualizzarne in anteprima le modifiche sulla destra. Facciamo clic sul pulsante salva per salvare il modello o viceversa, nei pannelli laterali, aggiungiamo sfondo. Selezioniamo il modello appena creato e premiamo applica. Se abbiamo bisogno di cambiare l'intervallo di pagine, possiamo farlo anche all'estrema destra della barra degli strumenti dello sfondo. Fantastico! Quindi, ora che abbiamo coperto tutti gli elementi chiavi di come rimuovere gli sfondi dei PDF e anche come aggiungere un altro PDF come sfondo,
Il video finisce qui, spero vi sia stato utile. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui nostri tutorial. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto!